ragazzi, eccoci tornati in un nuovo episodio di Pokémon versione Rosso Fuoco. Iniziamo subitissimo e dirigiamoci verso la nuova city, ossia le isole Cannelloni e Cannella. Allora, un attimino qua, adesso vi spiego. Qua sotto dovrebbe trovarsi anche un nuovo Pokémon, un Tangela. Quindi direi un attimo di perderci 2-3 minuti e cercarlo. Vediamo anche se riesco a catturarlo uno. Ok, già il primo tentativo un Tangela, perfetto. Il problema è che ovviamente Gyarados... beh, l'avete capito, no? Cioè... per chi si fosse perso la precedente parte, più che altro parte extra, perché vi ho mostrato dove trovare Dratini. Come potete vedere, appunto, abbiamo aggiunto Dratini al team. Dovrebbe evolversi abbastanza rapidamente, penso già verso il livello 26, penso quindi già al prossimo livello si evolva, se mi ricordo bene. Allora, io direi di catturarlo subito, signori. Vado direttamente di Mega Ball, perché è inutile usare la Pokéball qua, signori. È proprio useless. Vai, 1, 2, 3. Catturato al primo colpo, perfetto. Grande Dratini che con l'ira di Drago ha sistemato tutto. Ok, sinceramente, signori, volevo un Dragonite per la Lega. Pokémon liana, 35 kg e 1 metro. Si nasconde sotto un groviglio di liane blu, avviluppando tutto ciò con cui viene a contatto. Va bene. Ok, adesso abbiamo un altro Pokémon, perché sinceramente, signori, avere più Pokémon possibili catturati fa sempre comodo. Ora, di Pokémon acquatici non penso ce ne siano tanti che mi interessino, quindi direi di usare subitissimo un super repellente e di proseguire il nostro cammino, che sicuramente sarà una vera rottura di scatole, perché sarà pieno di allenatori. No, proprio per il cazzo. Beh, almeno uno lo voglio sfidare, dai, fatti sotto, dai, dai, pro, dai, signori, se no sarebbe stata una parte troppo corta, vi rendete conto? Almeno qua dobbiamo sfidare. Poi ovviamente nella prossima parte andremo a sfidare la Lega, stavo per dire, ma che newbo, la palestra dell'isola Cannella. Iniziamo subito con un bel morso, anche se avevi potuto usare Tornado e avevi fatto un casino di danni. Però vedete, già morso l'ha mandato quasi KO, quindi un altro morso lo sistema. Anche se non lo sistemasse, però l'ha sistemato. C'è la possibilità del tentennamento. E qua io mi sono preso l'avvelenamento perché sono un pirla. Allora, il prossimo Tentacruel è Tentacruel. Non c'ho Dugtrio in squadra, giusto? No. C'ho Nidoking, ma non penso faccia danni, quindi dovrò tenermi un attimino Gyarados e poi dopo curare l'avvelenamento. Vai, un altro bel morso, vediamo quanto gli leviamo. Ecco, Tentacruel, per esempio, è già bello cazzuto. Perché, come potete vedere, ora, oltre al veleno, abbiamo anche Avvolgibotta che ci romperà le scatole per qualche turno. Andiamo malissimo, vediamo con un bel tornado quanto riusciamo a levargli, perché c'è anche la possibilità che tentenni col tornado, però ovviamente non c'è sta possibilità. Quindi cosa facciamo, signori, per evitare... Non so se posso cambiare adesso che c'è Avvolgibotta. Penso di no, però ci provo, vediamo un attimino lo stesso, dai. Vedo se riesco a cambiarlo, però se non mi ricordo male, no. Ecco, infatti, non può essere sostituito. Quindi proviamo un'idropompa, vai. Che cosa vi posso dire? Andiamo di idropompa, vediamo. Cioè, più di questo non caccia. Non leva tantissimo Gyarados, purtroppo. Ma 30 cruel non mi piace proprio. Ok, liberato da Volgibotta, quindi direi che lo possiamo finalmente switchare con Nidoking e fargli una bella incornata. Vai, Nidoking. Anche, così non puoi neanche avvelenarlo, Nidoking. Mi dispiace per te, Pokémon di tipo veleno, bro. Vai con una bella incornata, anche se avrei potuto usare anche forza. Ma va bene, è bastata una semplice incornata. E in più Nidoking, signori, sale a livello 39. Di cosa stiamo parlando? Vai, grande Nido. Ora curiamo velocemente Gyarados, perché si era incantato il tasto start. Vai, curati. Questa animazione qui, per esempio, è una vera rottura di palle. Almeno per me. Perché sinceramente vederla per ogni cosa, dalla cura a una nuova mossa presa, è una vera rottura di scatole. Comunque, Dratini ancora non è aumentato di neanche di un livello. Tanta roba. Tanto roba il cacchio. Io sfido sinceramente qualche allenatore, perché tanto non mancherà molto all'arrivo dell'isola Cannella. Quindi tanto vale
signori, sfidare qualche allenatore in modo da farci qualche esperienza, un po' di esperienza, in modo da portare anche con queste lotte a Gedos a livello 44. Proviamo con un bel morso, ecco, iniziamo alla grande proprio, guarda, iniziamo con la protezione solare, vai. Shelder, hai rotto il cazzo però, eh? Cioè, stai a rompere i coglioni adesso con sta protezione, dai, eh? La vuoi usare una terza volta? No, non te la faccio usare. Perché te ne vai capo direttamente. Grande Gaidos. Per quanto non è salito di livello. Proprio tu, Dratini, non ti sforzar proprio di salire di livello, eh. Cioè, zero proprio. Vai con morso, vediamo quanto gli leviamo. Perfetto. Se non sbaglio, questo potrebbe far male. Se non sbaglio è tipo ghiaccio, ma no. No, non fa male. Ok, e in più Gaidos, signore, arriva al livello 44 adesso. Eccolo qui, perfetto, signori. Perfetto. Dratini, non... Ma quanta cazzarola di... ci vuole per farti arrivare al livello 26? Cioè, fatemi vedere un attimino Dratini come è messo. Fatemelo controllare. Dov'è? Vabbè, c'è un 74 punti. Che cazzarola. Quante cazzo di lotte devo fare? Cioè, se sfido tutta la palestra dell'Isola Cannella, ancora ti devi evolvere in Dragonair, fammi capire. Signori, qualche natura lo sfidiamo, dai, ci sta. Facciamo un po' di esperienzuccia. Due Pokémon, almeno con queste lotte facciamo arrivare almeno Dratini al livello 26. Almeno, meglio di niente, signori. Qualcosina la facciamo, dai. Vai di nuovo con Morso, Gyarados. Vediamo quanto gli leviamo. Non gli leviamo un cazzo, perfetto. Sarà un'altra lotta a rompiscatole questa. Andiamo bene, vai con Tornado adesso. Se non sbaglio leva lo stesso, quindi boh, vediamo. Sì, più o meno è quello. Allora direi di far così, di riswitchare con Nidoking. Però stavolta utilizziamo... Cosa utilizziamo? Ecco, proprio mi sono scelto il turno migliore per farlo entrare in campo. Vediamo con doppio calcio quanto riusciamo a levare. Vediamo. Ecco, perfetto, alla grande proprio Nidoking. Guarda, già è una lotta rompiscatole questa. Ok, ti ho anche avvelenato, stronzo. Quindi pian piano perderai tutta la tua salute. Anche se non ti colpisco, ti colpirà l'avvelenamento. Dai Nidoking, per favore, eh. Dai Nido, ma sei rincoglionito proprio forte. Ecco, questa ci mancava, la furia. È che non leva tanto, però. È il principio. Questo è il critical hit, giustamente. Sì, arriviamo a 5. E arriviamo a 5 colpi, dai, bravi. Bravi, il veleno effetto su Seeking, vai. Così ce lo leva dalle palle. Nidoking, per favore. Oh, cazzarola, 3 turni per colpire. Cazzo di rincoglionito sei, Nido. Speriamo che l'avvenamento almeno se ne è andato. E lo stordimento se ne sia andato, speriamo. Goldin. Boh, lasciamo. Lasciamo Nidoking, signori. Devi di provare forza adesso, vai. No, ancora. Quanta cazzo di confusione hai, Nido? Oh, meno male, dai. Cazzarola. Cioè, 3000 turni mi rimane in stordimento. Oh, bravo. Dopo che hai perso tutta la vita, mi sembra ovvio, eh. Mamma mia, signori. Mamma mia, ma che schifo. Ma che schifo. Dovrei curarlo un attimino, Nidoking. Gli do giusto una pozioncina. Allora, mi sono sbagliato, quindi si evolverà al 30 Dragonair, in Dragonair. E poi al 50 in Dragonite. Sì, sarà una... Ci vorrà un bel po' per farle evolvere Dratini. Ci vorrà veramente tanto, tanto allenamento. Però ne varrà la pena, perché poi per la Lega Pokémon avremo pronto un bel Pokémon super mega cazzuto. Quindi va benissimo lo stesso. Comunque, signori, mi raccomando, non l'ho detto inizio parte, ve lo dico adesso. Lasciate un bel like, condividete l'episodio per supportare la serie. Iscrivetevi al canale se non ancora iscritti. Attivate la campanella in modo da ricevere tutti i notifici del canale. In modo da sapere quando usciranno i nuovi episodi o le nuove serie. Mi raccomando, tutti i link li trovate sempre, sempre in descrizione. Mi raccomando, rimanete sempre attivi, perché rispetto agli anni passati siete diventati molto passivi su tutte le guide. Su quelle di Pokémon moltissimo, ma in generale un po' su tutte, anche su Dragon Ball un pochino siete diminuiti, e questo mi dispiace tantissimo, perché sinceramente vuol dire che non mi piace il lavoro che faccio.
nei commenti siamo calati veramente, ma veramente tanto. Spero comunque con le nuove guide che porterò di riuscire a ottenere, a recuperare qualcuno di voi, ragazzi. Speriamo di sì, dai. Mi raccomando, non mi deludete, eh? Altrimenti chiudo il canale. No, dai, che palle, ipnosi. Dopo un bel po' finalmente sono riuscito a svegliarlo, bravo Geridos. Meno male, dai. Prossimo, un tentacool. No, gli lascio Geridos, gli lascio, così avrò la sua vendetta per il tentacruel di prima. Anche se c'è la possibilità che possa avvelenarlo, quindi continuerei con Tornado anziché Morso. Tanto può tentennare lo stesso anche con Tornado. No, ok. Mi sono sbagliato. Non c'è, purtroppo c'è bisogno nuovamente dell'intervento di Nidoking. Così evitiamo anche l'avvelenamento almeno, dai. Vieni Nidoking, fai il tuo lavoro, il tuo sporco lavoro, anche se questa mi farà malissimo. Fatto male, sì. Vai con una bella incornata, Nido. Wasa. Oh yeah. Ok, Dratini, non ti sforzare ad aumentare di livello, mi raccomando. Adesso possiamo andare Geridos. No, che Pidgeot. Geridos, perché Sidra dovrebbe essere di tipo drago, quindi tranquillamente con Tornado gli facciamo il culo. Anche se dovrei fargli apprendere altre mosse a Geridos di tipo drago. Beh, che tanto poi avremo Dragonite. Però una mossa che mi preme fargli apprendere sia a Dragonite che a Geridos è Iperraggio. Una mossa veramente cazzuta. È metà drago, quindi non è super efficace la mossa. Quindi va bene. No, ma non va bene, però avete capito. È l'ultimo. Ecco, prendiamo neanche su di me. È solo efficace. Quindi non c'è problema. Andiamo un'altra volta con Morso e chiudiamo questo incontro. Ok. Altri 500 punti per noi. E Dratini sale al 27. Impari qualcosa? Neanche per il cazzo. Ovviamente. Ok. Ok. Questo dovrebbe essere l'ultimo allenatore. Dopodiché dovremmo essere arrivati all'Isola Cannella. Che cosa faremo all'Isola Cannella, signori, in questa parte? Non chiuderemo qui, ovviamente. Andremo a far riportare in vita i nostri fossili, ossia il fossile di Caputo e l'altro fossile, che dovrebbe essere quello di Aerodactyl. Quindi altri due Pokémon che si aggiungono al nostro Pokédex. Niente male. Caputo poi ovviamente lo faremo evolvere in Caputops. Non penso di portarlo alla Lega, però se vi fa piacere fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente vi ripeto, scrivetemi sotto nei commenti, nelle varie parti, il team che vorreste vedere per la Lega. Ricordatevi sempre che un posto è occupato già da Charizard. Poi ovviamente ci sarebbe Dragonite, però ovviamente lo decidete voi, ragazzi. Mi raccomando, perché ancora non ho ricevuto nessun consiglio su quale Pokémon utilizzare nella Lega. Neanche per l'evoluzione di Eevee. Per Eevee ho ricevuto solo un commento in cui mi viene richiesto, se non ricordo male, Vaporeon, perché non mi ricordo adesso i commenti. Il commento più che altro, perché è un commento solo. Quindi mi raccomando, ragazzi, belli attivetti. Ok, ed eccoci arrivati, signora, all'Isola Cannella. Qui ovviamente c'è la palestra che sfideremo la prossima volta. Ora ci dirigeremo come prima cosa al laboratorio. Andremo a depositare un attimino Dratini per far spazio poi agli altri Pokémon, perché giustamente adesso dovremo riportare in vita i nostri Pokémon, i nostri fossili. Quindi depositato Dratini, andiamo velocemente al laboratorio, che dovrebbe essere questo. Sì, perfetto. Buongiorno. È lei? Sì. No, devo andare là dentro, nella casa, nella camera. Questa è la camera. No, questa è la sala di riunioni. Buongiorno. Dove si schiudono i fossili? Ricerca e sviluppo, forse è qui. Buongiorno. Non ha fatto un cazzo qui dalla mattina alla sera. Quindi l'ultima porta proprio, forse. Sala testing, forse è questa. Mi sa di sì, vediamo. Sì. Sì. Sì, ce li ho, meno male. Sì. Sì, grazie. Sì, ovviamente, ragazzi, per giretto, se non sbaglio, basta uscire e rientrare e ve lo ridà. Se non ricordo male. Vediamo.
Hai visto? Visto? Lo so ormai, no, grazie. Ok, intanto spulciamo un po' di informazioni su Kabuto, che ovviamente è a livello 5. Eccolo qui, all'isola Cannella. Graffio e rafforzatore, va bene, va bene, va bene. Adesso noi lo andiamo a depositare per poi riottenere, più che altro per poi far schiudere anche il secondo fossile che contiene Aerodactyl, perché altrimenti quel signore Aerodactyl è un po' come veramente cazzuto, come anche Kabutops. Oh, Bastar, sapete, non è che mi ha mai ispirato più di tanto. Infatti la mia scelta è stata sempre la stessa, Kabutops, quindi Kabuto. La forma base non è chissà che, però l'evoluzione è strafiga. L'evoluzione Kabutops è strafigo, veramente strafigo. Questa parte, vi ripeto, non l'ho già detto. Sarà un po' più corta, però non voglio dilungarmi troppo in alcune parti. Giusto, arriviamo all'isola Cannella. Abbiamo fatto schiudere i fossili. Sì. Sì. Ok, facciamoci un giretto, facciamo la solita manovra, usciamo, rientriamo, signori. E poi abbiamo finito. Ok. Ecco qui, professore, stia fermo, stia fermo! Oh, grazie. Ecco Aerodactyl, signori. Ovviamente sarà anche lui a livello 5. Eccolo qui, con un sacco di PS, 24, minchia. Natura vivace, buono, buono. Ecco, minchia, c'ho solo un attacco, attacco d'ala, veramente, veramente peccato. Ok, allora andiamo a depositare Aerodactyl, signori, e poi direi che per quest'altra parte è tutto. Ok, mi raccomando, spero vi sia piaciuto, nonostante la breve durata del video. Vi ricordo di lasciare un bel like, ovviamente. Condividete l'episodio per supportare la serie, iscrivetevi al canale se non ancora iscritti, attivate le varie campanelline per ricevere notifiche sul canale. G2A Instant Gaming sempre in descrizione, se volete acquistare giochi a prezzi veramente scontatissimi, mi raccomando. Fateci sempre un salto perché ne vale la pena. Quindi abbiamo tutto un box quasi riempito, signori. Comunque, per quanto riguarda Gengar e Alakazam, penso di usare dei codici. Non lo so ancora, vediamo, dai. Comunque, per questa parte è tutto. Ci vediamo nella prossima. Ci vediamo, guys. Ciao!